assolutamente proficuo. Ho ringraziato il Presidente per la disponibilità della presenza, l'ennesima presenza a Teramo, di aver accolto l'invito di un confronto diretto con la città attraverso il Sindaco, e soprattutto per la disponibilità mostrata nelle risposte e le richieste ai temi che abbiamo posto. Intanto, in via generale, abbiamo chiesto che ci sia un impegno per Teramo città capoluogo di provincia, ma per tutta la provincia, per tutto il cratere sismico, sullo sviluppo. Quindi siamo tornati a proporre l'approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo per il cratere, dedicato al cratere. Ovviamente il Presidente ha raccolto positivamente questa proposta, della quale va valutata, correttamente si è così espresso, la fattibilità, vanno costruiti i presupposti. Ma credo che sia lo strumento che come città del cratere sismico dobbiamo proporre per affiancare alla ricostruzione fisica e materiale la ricostruzione economico-sociale del territorio. Quindi c'è una disponibilità, ovviamente il Presidente con grande senso di responsabilità ha detto disponibile, ma vanno verificate puntualmente le condizioni. Abbiamo chiesto un potenziamento del sostegno sanitario, dei contributi sanitari, del finanziamento sanitario per la nostra provincia e nell'ambito di una visione più ampia regionale, non solo, quindi per la sanità, per l'edilizia sanitaria e per il servizio sanitario in generale. È chiaro che sulla sanità, anche un confronto assolutamente alto con il Presidente, è venuto fuori il tema che forse oggi dobbiamo affrontare diversamente. Non è la questione dove si fa, dove si realizza un ospedale, su quale luogo, in quale posto si colloca una struttura sanitaria. Noi dobbiamo interrogarci su che cosa vogliamo, su che tipo di struttura sanitaria vogliamo, soprattutto alla luce del mondo che è cambiato, soprattutto in ambito sanitario. Quindi dobbiamo alzare il livello, del dibattito, della discussione, pensare alla progettualità, anche pubblica, perché è chiaro che nel momento in cui dovesse esserci una progettualità pubblica, seria, importante, i finanziamenti di certo non verranno meno, perché non c'è nessuna preclusione da parte del Presidente Conte, del Governo e del Ministro Speranza di iniziative sanitarie di alto livello. Però cerchiamo di uscire fuori dalla discussione legata alla ubicazione. Non è questa la priorità. Oggi dobbiamo interrogarci su che ospedale vogliamo, su che sanità vogliamo. Abbiamo chiesto e ricevuto la disponibilità della copertura dei fondi del Recovery Fund sulla ricostruzione. Ovviamente vedremo adesso anche i tempi del recovery. C'era anche il commissario Legnini che ha condiviso questa azione, così come abbiamo avuto disponibilità e riscontro positivo in merito all'approvazione degli emendamenti, delle norme che stiamo chiedendo all'interno degli atti che verranno approvati da qui a fine anno. In particolare più personale ai comuni, ulteriore semplificazione della ricostruzione pubblica, e devo dire che proprio questa notte, questa è una notizia che voglio dare, abbiamo ottenuto un grande risultato come sindaci della provincia di Anci, abbiamo ottenuto la copertura finanziaria del cosiddetto doppio cratere nevoso. Non avevamo la copertura negli ultimi anni dei danni misti neve-sisma che hanno penalizzato i comuni del cratere. Grazie all'azione dei sindaci insieme al commissario Legnini è stato approvato questa notte un emendamento che ha dato la copertura finanziaria e finalmente i comuni, le comunità del cratere possono avere questa risposta. E poi ci siamo soffermati su alcuni progetti importanti, fondamentali per Teramo città capoluogo. Abbiamo presentato la progettualità già definita del Teatro Romano, dell'ex ospedale psichiatrico, quindi di tutta un intervento di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale della città, su cui il governo si è impegnato ovviamente a sostenere e coprire le spese che al momento mancano, oltre che sugli interventi di concerto per il bando delle periferie di concerto con RFI. Quindi incontro positivo per tutto il cratere sismico, un'apertura e una disponibilità che sicuramente oggi ci dà una prospettiva diversa, grazie anche al dialogo importante tra i sindaci, il commissario straordinario e il Presidente Conte e tutto il governo.